Sì. No. No, non posso farlo. E non voglio neanche. Perché ho una moglie gravemente malata. No. Mi farebbero solo una marea di domande idiote, a cui ho già risposto. Un milione di volte almeno. Come? Beh, tiratura è una parola da editori. Già, no, 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 no. Sì, è definitivo. Addio. Colazione. Buongiorno. Mi sai dire perché dovrei andare a una stupida fiera di libri? Insieme agli editori di romanzetti criminali. Come se Ovidio fosse mai andato a una fiera. Oppure Goethe. Com'è andata la notte? Come hai dormito, mia cara? I norvegesi non erano favorevoli a entrare nella comunità europea. Molti facevano una certa fatica a identificarsi con questo enorme stato europeo, in un certo senso. Noi abbiamo il petrolio e il gas, e alcune persone avevano paura che avremmo dovuto pagare per i paesi europei più poveri. Sì? Ah, la direttrice arriva a proposito. A suo tempo ha votato a favore o contro l'ingresso nell'Unione Europea? Sonia, puoi uscire un attimo? Torno subito, eh? Cos'è successo? Io ti dico che... Non puoi immaginare quanto mi dispiace, Sonia. Vieni qui, cara. La Norvegia è l'unico paese che praticamente non conosce il segreto bancario. I nostri introiti sono verificabili e questo non lo dico come ministro in carica per attirare l'opposizione dalla nostra parte. Sì, trasmettilo alla stampa. Sono matti. Sonia. E lui come sta? Non lo so ancora. Ho parlato solo con la signora Bornedal. Giovedì ci saranno i funerali. E Laura? Non risponde. La chiamo io più tardi. Laura, sono Bill. Mi sembrava di averti detto di non chiamarmi più. Non puoi piantarmi in asso così. Dobbiamo parlarne. Siamo stati insieme più di un anno e stavamo benissimo.
Adesso, solo perché la principessina Laura Adgenstein ha cambiato idea, tu vorresti dire. Io non ho cambiato proprio nessuna idea. Ti risulta che uno di noi due porti un anello, forse? Chi sono io per te, eh? Il quarto al quale esattamente dopo un anno vuoi dare il ben servito? O sono già il numero 5? Perché tu hai nuovamente bisogno della tua libertà. Ti squilla il cellulare. Sì, lo sento che mi squilla il cellulare. Sì, Laura Adgenstein. Cosa? No. Che è successo? Sulla moto con te? Sì, certo. Mamma, è arrivata zia Laura. Ciao, Laura. È da tanto che siete arrivati. Da una mezz'oretta. È la guardia del corpo di Life, il signor Strang, mia sorella Laura. Mi sento già più sicura, piacere. Piacere mio. E adesso? Pensavo che dovremmo parlare un attimo prima di entrare in casa. Immagino che non sia una cattiva idea. Ciao, Laura. Ciao. Sbaglio o hai messo su qualche chilo? Cosa? No, io non credo proprio. Ho parlato con lui al telefono. E come sta? Mi è sembrato come sempre. E che cosa ti aspettavi? Ha già organizzato quasi tutto. Il funerale sarà domani alle 10. E il necrologio è già stato pubblicato. Ma certo. E non ci ha neanche consultati. Mi ha letto il testo e noi non avremmo saputo fare di meglio. Visto? Beh, scusatemi, ma io... Life, forse tuo padre pensava che avessi troppo da fare. Non credo che sia così. Questo non lo puoi sapere. Lo so bene, invece. Comunque sia, potremmo stare nelle nostre vecchie camere. Anch'io posso tornare a casa? E chi ti ha autorizzato a supplicarlo per me? Life, ma io non l'ho supplicato. Però ho pensato che almeno uno di noi avrebbe dovuto parlarci. Io non voglio che tu vada a supplicarlo per me. 2 anni fa nostro padre e il signor ministro hanno litigato e ora c'è un silenzio glaciale tra di loro. Signora, questo non mi riguarda. Non siamo venuti qui per fare una guerra. Siamo qui per dare un ultimo saluto alla mamma. È ciò che voglio anch'io. C'è più niente per te. Lo vuoi capire o no? Va via! Brutta bestia! Signor Adgenstein, è solo un cane. Lo vedo benissimo che è un cane. Gli occhi funzionano ancora. Sua moglie ha dato da mangiare a Holgersson per ben 7 anni. Sì, è stata molto gentile. Ma le cose cambiano. Questo non è un ricovero per cani.
E se lei avesse un'altra opinione al riguardo e volesse portarla avanti alle mie spalle, allora ci tengo ad informarla che in Norvegia la possibilità di trovare un altro aiuto in casa è pressoché illimitata. Ah, è così? Sì, è così. Dia uno sguardo al giornale. Non le farà certo male. Io vorrei dirle una cosa, signora Agbiestein. Parli senza remore. Ho lavorato per più di 30 anni per lei e per sua moglie in questa casa. Ma l'unica vera ragione era sua moglie. Le avrebbe detto che è uno scandalo come si sta comportando adesso. Lei la conosceva certo meglio di me. Questo non lo so, ma la conoscevo abbastanza bene per sapere una cosa simile. Lei avrebbe capito che io non sono disponibile a lavorare neanche un giorno di più con una persona senza cuore. Se vuole andarsene, la porta è aperta. Siamo arrivati. Bene. Ma è la Bornedal. Che succede? Ciao, papà. E questo chi è? Ulf Strange. Il signor Strange è la mia guardia del corpo. Ah, capisco. Cosa? Mi ero dimenticato di quanto fossi in pericolo. Le mie condoglianze, mi dispiace tanto. Non è mica colpa sua. Entrate pure. Simon, la berrai dopo la limonata. Adesso beviti l'acqua, va bene? Ci sarà ancora qualcosa da organizzare, no? Vi ho già detto che è stato tutto quanto organizzato. Hai pensato ai fiori, alle corone? Ci ho pensato. Una da parte mia e una da parte vostra. E che cosa c'è scritto sulla nostra? Alla nostra amata madre, va bene? O anche questo è sbagliato? Papà, è personale quello che ognuno scrive sulla corona. Ah. Alla nostra amata madre. Non è abbastanza sentito? No, no, papà, così va bene. Provate a chiamare, forse c'è ancora la possibilità di cambiare. Lascia stare. Quanto vi fermate? Papà, siamo arrivati soltanto da qualche minuto. Già, ve l'ho chiesto perché abbiamo un problema. Quale sarebbe questo problema? La Bornedal si è improvvisamente licenziata. Dopo più di 30 anni? Non li ho mai contati. Sì, forse. Cos'è successo? Non è la domanda giusta. La domanda giusta è... chi cucinerà per 7 persone? Beh, possiamo farlo noi. Prego. Io non mi metto certo ai fornelli perché una cameriera improvvisamente ha deciso di realizzarsi. Diamine, papà, nostra madre deve essere ancora seppellita. Lo so benissimo. Questo però non cambia certo la situazione.
papà. Inizialmente era mia di Life, ma quando siamo cresciuti, Life ne ha avuta una tutta per sé. Perché tua madre russava. È vero? Non credere una parola di ciò che dice. E zia Laura? Lei era ancora troppo piccola. Ma perché da voi fa più caldo che da me? Perché noi abbiamo alzato il riscaldamento. Papà, possiamo giocare con il boomerang? Forse domani. Perché oggi no? Tesoro, è appena morta la nonna. Appunto. Che può succedere di più grave? Va bene, andate. Morten, sulla spiaggia non c'è nessuno. Sì. Simon, aspetta un attimo. Mi sbaglio, siete molto affiatati. No, non ti sbagli. Non te l'ho mai chiesto, ma sei felice, Sonia? La mamma ha sempre fatto di tutto per esaudire ogni nostro desiderio. Negli ultimi 3 anni sono stata qui da lei solo 4 volte. Volevo venire, ma lei mi diceva no, io me la cavo da sola. Tu hai Morten, Simon, e la tua vita, vivila. Ed è quello che ho fatto. Perché era più semplice. Quando le ho detto che aspettavo un altro bambino, ha pianto dalla gioia. Volevamo venire a Natale. E lei mi ha chiesto, pensi che verranno anche Laura e Life? E io le ho detto, mamma, non posso saperlo. E non mi è venuto nient'altro in mente. Adesso lei non c'è più. E non ha neanche visto Lucas. Sì, tesoro. Diventano tutti così freddi? Sì, tutti. Era squisito, signor Strange. Grazie. Di niente.
Basta solo Ulf. Sì, basta solo Ulf. Ulf aveva un ristorante a Bergen. Solo per poco. La grande chef a guardia del corpo. Già. No, lascia, Ulf. Sono di corsa a letto. Così presto? Presto? Sono quasi le 9. Buonanotte. 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 Notte. Adesso vado anch'io. Notte. Vi va un caffè? Volentieri. Sì, grazie. Uscire alle 9, se non vogliamo arrivare in ritardo. Verrà suonato Bach, come voleva. Il prete dirà due parole e poi la seppelliremo. Il tutto durerà all'incirca un'ora. Sapete, vostra madre si è addormentata nel sonno. Esiste una vecchia leggenda ebraica secondo cui i veri santi muoiono nel sonno. Probabilmente è vera. Com'era nei giorni precedenti? I giorni precedenti sono stati come tutti gli altri. Certe volte riuscivo anche a scendere, ma ultimamente era troppo debole. Dalla sua camera riusciva a vedere anche il mare. Da qui, invece, non si vede. Poi c'era solo il purè. Cosa? Dovevo farle sempre un purè di tutto. Lo stomaco non digeriva più nulla. Lei diceva che la cosa peggiore era di non poter più masticare una bistecca. Perciò voleva che almeno la mangiassi. Sapevi che non riusciva più a mangiare nulla di solido. Quando le telefonavo lei, a volte faceva delle strane pause. Mi chiedevo se fosse tutto a posto. E lei mi rassicurava. Secondo te, papà, come sta? Non so che dirti. A me sembra a pezzi. Forse lo è. Ci ha insegnato a nuotare.
Non vostro padre. Lui non aveva abbastanza pazienza. Come, scusi? Sul necrologio era stato specificato solamente i parenti più stretti. E non era scritto in cinese. Signor Atgestein, il cimitero è un luogo pubblico. Sua moglie era molto amata e lei non può impedire alle persone di venire al suo funerale. Mi sapete spiegare per quale motivo non rispettate il mio chiaro desiderio di seppellirla solo con i parenti più stretti? Ero stato piuttosto chiaro. Papà. Che c'è? Se la mamma è stata importante per te, lascia queste persone in pace. Quanto sono invadenti. Dalla Terra siamo venuti. Alla Terra ritorneremo. E dalla Terra un giorno risorgeremo. Calara vecchiam freorum in agro che vera o non qui lebo sole piatta stunda pancane i ban till e gaingon brunda i guds fara. Grazie. Bene. Finalmente anche questa è fatta. Vostra madre è sottoterra, con la benedizione della Chiesa. Perciò... Papà. Questo era il funerale della mamma. Questo non è stato un funerale. Sentito, Sonia? Tuo fratello ti contraddice.
È stata una messa in scena. Come hai potuto impedire a quelle persone di salutare la mamma? Erano suoi amici. Erano persone che si sono occupate di lei. Al contrario di qualcun altro. Forse è vero, ma non è stato giusto. Non è stato giusto venire al suo funerale. Ma a volte è bello dire addio a qualcuno con dignità e in silenzio. In silenzio. Credete che sia qui? Io ho la sensazione che sia ancora insieme a noi. Infatti lo è. Perché quando si muore, si diventa un angelo. Sei presente, ma nessuno ti vede. In questo modo può vegliare sugli altri. È chiaro che sia qui. Non è affatto così chiaro, invece. Questa è una storiella che le persone si inventano per non buttarsi dalla finestra dalla disperazione. Non ascoltarlo. È soltanto un modo per non far vedere il suo dolore. Ah, figuriamoci. È solo frutto della mia esperienza. Sembra non abbia portato a molto. Ma è stata sufficiente per crescere 3 figli. Che cosa farai adesso? Questo ve lo chiedo io. Che farete voi? Non è poi così tremendo. Dire una cosa simile a un bambino non è essere tremendi? Ha appena seppellito sua moglie. Dice quello che lo fa stare meglio. Già, come al solito. Ma se così facendo ferisce gli altri, non gli interessa. Quando ero piccolo, sai, facevo teatro con un gruppo della mia scuola e mi piaceva moltissimo. Pensi che sia mai venuto a vedermi? Soltanto una volta, perché mia madre l'ha praticamente costretto. Avevo una piccola parte, ma tutti dicevano che ero stato bravissimo. Dopo la recita io sono corso da lui, pieno d'orgoglio, con le guance rosse. E sai che cosa ha detto? Ha detto: non si può recitare così, immobile come un sacco di patate. Questo è mio padre. Questo è il vero Hendrik Adgestein. Per favore! Ehi, per favore! Signor Adgestein. Questo è il mio nome, sì. Mi scusi, ma suo figlio mi ha chiesto di tagliare l'erba. Può darsi, ma il prato è proprio di fronte alla stanza dove io lavoro. Probabilmente mio figlio ha casualmente dimenticato che ho bisogno di assoluto silenzio. Naturalmente, io... È Satie quello che ascolta? Sì, la Noisienne. La prima. Sono poche le persone che sanno apprezzare Satie. In realtà è sufficiente essere aperti alle novità. Thank you.
molto spesso mia moglie ed io lo ascoltavamo insieme. Beh, è un miracolo che le rose crescano qui vicino al mare. Si intende di rose lei? Mio padre era un giardiniere. Mia moglie è riuscita a farle crescere. Sembra che ne sentano la mancanza. Lei adorava questa cosa. Ci parlava addirittura. Era sicura che loro ascoltassero. È possibile. Già, le donne. Le sarei molto grato se potesse proseguire la rasatura del prato in serata. Devo parlarti. Papà, abbiamo seppellito la mamma solo 3 ore fa. Perché pensi di dovermelo ricordare? Perché il tono della tua voce mi fa dubitare che ti sia chiaro. No, mi è chiaro invece. Mi è molto chiaro. Non so se lo è per te. Non ho mai sentito dire che sia tradizione comune rasare il prato il giorno di un funerale. Bene, dirò al signor Strang che... Non disturbarti, il tuo Ulf è già stato avvisato. Papà, dimmi qual è il tuo problema. La domanda è come ti è saltato in mente di far fare proprio oggi dei lavori di giardinaggio. Pensavo Vuoi che... decidere tu? No, certo. Ma come ti permetti? Tu sei venuto a trovare tua madre un'unica volta in 2 anni. Si poteva considerare già fortunata se con il tuo lavoro al governo ogni tanto chiamavi. Pensi di rimediare in questo modo, eh? Facendo tagliare quel dannato prato adesso! Leif, no. Oh, sì. No. Che ci faccio qui? Siamo venuti qui per... Io sono venuto per un funerale. Che adesso è finito. Non siamo venuti qui solo per il funerale. Ah, sì? E per cos'altro? Tu, Sonia, ad esempio, perché? È per mamma che sono qui. Saremmo dovuti venire prima, ma purtroppo non l'abbiamo fatto. L'ultima, e forse anche la migliore ed unica cosa che noi possiamo fare insieme adesso, è salutarla nel modo più decoroso. Sono delle bellissime parole, ma... Facendo pace con nostro padre. Lo stai chiedendo a me? Sì, lo chiedo a te. Ma anche a Laura e a me stessa, perché... Perché mamma avrebbe voluto questo. Lui non la vuole, la pace. Ma che cosa credi che gli rimarrà quando noi ripartiremo? Ci hai pensato, Leif? La testardaggine. E la sensazione stupenda di non essere vincolato a nessuno. Continuerà a scrivere i suoi libri e farà sapere a tutti che lui, Hendrik Adlerstein, è ancora sulla breccia. Va bene. Papà ha complicato la vita a tutti quanti noi, ma... Ma... Leif è pur sempre nostro padre. Vuoi veramente andartene così? Non si è neanche preoccupato di alzare il riscaldamento. E dai! Non vede l'ora che noi leviamo le tende. Smettetela di parlarne come se fosse il diavolo. Sì, forse non aspetta altro. E allora? E cos'era che mamma, quando la mattina ci portava a scuola, ci faceva cantare sempre? E questo è il suo programma, cercare qualcosa a cui attaccarsi e per cui discutere. Il canone Dona Nobis Pacem. Dona nobis pacem, pacem. Stai scherzando, Dona vero? Dona nobis pacem. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
Mi scusi, ma suo figlio mi ha detto di dare un'occhiata alla sua auto. Ho lasciato a quell'incapace del meccanico un bel mucchio di soldi per aggiustarla, con il risultato che adesso non dà più segni di vita. Per caso saprebbe dirmi dove sono i miei figli? Sono andati al cimitero col marmista. Sarà difficile metterla in moto. Credo che la mamma avrebbe voluto una pietra naturale, qualcosa di... com'è che si dice? Non trattata. Come quella? Tipo questa. Bella. Molto bella. Signor Adgestein, condoglianze. Sì. Laura? Piace anche a me. Allora, il costo? Non importa quanto costa, la prendiamo. Ah, la prendete? Sì, e se non ti dispiace, la paghiamo anche. Oh, vabbè, allora avete già deciso tutto. Esatto. Come tu hai deciso tutto per il funerale. No, no, per favore, lascialo parlare. In fondo, che cosa mi interessa quale pietra tombale abbia mia moglie? No, è ovvio che ti interessa, ma noi volevamo esprimere la nostra idea. E neanche uno di voi ha pensato di chiamare anche me? Papà, ti prego, non fare così. Signor Strohanen, quando muore la moglie di qualcuno, le risulta che non si debba chiedere niente al marito riguardo la pietra tombale? Noi ne avremmo sicuramente parlato anche con te. Volevamo semplicemente uscire dalla casa dove tu, 24 ore al giorno, ci fai percepire che stai contando i minuti che ti separano dalla nostra partenza. Dopodiché potrai dedicarti alla tua vita da eremita. Ma tanto per cambiare, una volta potresti considerare il nostro dolore. Abbiamo appena perso nostra madre. E ci è sembrato sensato andare a vedere delle pietre tombali di cui poi ti avremmo parlato. La mamma è sepolta laggiù. E non mi sembra il caso di ricominciare a litigare anche qui. Lo ha già sopportato per tutta la vita. Vieni, papà. Hai dovuto rovinare anche questo. Perché rovini sempre tutto? Ah, fortuna che ci sei tu, allora. Lo sappiamo tutti che sei sempre così sensato e diplomatico, vero? L'ideale per la politica. Almeno io non ho mai fatto del male a nessuno, papà. Come hai detto? Ti sei mai chiesto come mai la mamma si è ammalata? Le persone si ammalano a volte. Sì, ma come mai? Perché noi siamo come le rose del giardino. E le rose rimangono fresche solo per poco. Per questo il corpo viene definito mortale, perché ad un certo punto si deteriora e alla fine si muore. Chiaro? O è complicato? Papà, like, tu stanne fuori! Sì, le persone si ammalano. E a volte si ammalano perché sono infelici. Perché sono state per 40 anni dietro a un uomo che era interessato soltanto al proprio lavoro. E adesso? Chiami la tua guardia del corpo?
hai ancora risposto. Questa è la mia casa. Alla mia morte sarà vostra. Ma adesso vorrei riavere la mia pace. Che succede? Non possiamo partire così. Non c'è più niente da fare. Abbiamo fatto il possibile. Ora basta. Ci arrendiamo così? Abbiamo tutti la nostra vita. Se lui ha scelto questa strada, non posso fermarlo. Mamma ha avuto tanta pazienza e tu non resisti un paio di giorni. Sono qui. Sbaglio? Anche noi, Life. Siamo qui. Sonia ha ragione. Mamma si merita di più. Era piena di vita. Amava la gente. Che ne dite se noi le dessimo un altro saluto? Come se fosse davvero presente, con tutto il paese, con i fiori e la musica. E se esponessimo i suoi quadri? Sarebbe bellissimo. Come lo era lei. E che cosa dirà nostro padre sentendo quest'idea? Possiamo benissimo immaginarlo. Ma non si tratta di lui. Si tratta di lei.
deve capire. Non sono qui per un viaggio di piacere. Mia madre è morta, sì. Sì, diglielo, per favore. Signora Barnedal. Sì? Laura. Ha delle camere per noi? Sì, ce l'ho. Grazie. Siete ancora qui? Siamo stati alla locanda della signora Barnedal. Come mai? Te lo spiego più tardi. Ti ha detto qualcosa su di me? Non credo che lei lo ritenga necessario. Forse perché ci pensa già Life a farlo. Papà, non sono qui per ricominciare a litigare con te. Bensì? Per i quadri di mamma. I suoi quadri? Sì, ci servono. Ah, mi servono. Sì, l'aveva detto. I figli chiederanno di questi quadri. Fino a quando ha dipinto? Quasi fino alla fine. Finché non ce l'ho fatta più. Una volta mi raccontò che al grande Matisse, quando da vecchio non aveva più la forza di alzarsi, gli legarono un pennello alla mano per dipingere in alto. Io le risposi: tu però non sei Matisse. E scoppiamo a ridere. E così, una piccola festa. Ah, certo, infonderà a tutti una bella sensazione. E tu cosa farai? Voglio esserne lasciato fuori. Voi fate quello che vi pare. Ecco, questo è l'ultimo che ha dipinto. Ha sofferto? Mi ha letto una poesia di Storm. Ecco. È un punto, non è neanche un vero dolore, solo una sensazione che appena avverti. E ciò nonostante si rivolge a te, ti disturba e non ti lascia vivere. Se vuoi lamentartene con gli altri, non riesci ad esprimerla a parole. E lentamente il mondo ti diviene estraneo. E in silenzio abbandoni la speranza, finché con certezza lo sai che ti ha colpito la freccia della morte. Ecco che cosa mi ha letto. Ma questa poesia descrive solo l'inizio della sua malattia. Verso la fine soffriva moltissimo. Segreteria telefonica di Billy. Lasciate un messaggio, grazie. Bill, sono io. Lo so che sono... che sono stata odiosa con te. Se vuoi possiamo riparlarne. Se vuoi. Lei non c'è più. Mia madre non c'è più. La Barnedal mi ha detto che lei non è l'unica che non vuole più avere a che fare con lui. Tutto il paese gli è contro. Ti meraviglia?
I Johansson non gli vendono più i generi alimentari. Il barbiere non gli taglia più i capelli. Il giardiniere si è licenziato 2 mesi fa e ormai nessuno vuole più cucinare per lui o pulirgli la casa. Dovrà imparare ad arrangiarsi da solo. Ma scusa, mi hai ascoltato o no? Non ha più nessuno. Sonia, per una campagna d'immagine per Hendrik Adgestein è un po' troppo tardi. Lo sai che mi ricordi la mamma? Sbuffi proprio come lei. Nostro padre ha vissuto la sua vita solo per se stesso e ha dichiarato guerra al mondo. La mamma è sempre stata al suo fianco per proteggerlo da tutti. E la ricompensa è stata che è morta prima di lui. Perché? Perché lei e non lui? Leif, non dire così. Lui non se lo merita. Lo sai anche tu. Non dipende da noi. Non possiamo cercare di salvare una persona che ha lavorato tutta la vita solo per il suo isolamento. Sì, questo è vero, ma non significa che non dobbiamo tentare di fare tutto il possibile per lui. Tanto non funzionerà. Ti ho mai detto che tu somigli a papà? Ai! A chi può interessare il mio aspetto? A me interessa. Hai già pensato alla festa? Certo che no. Tanto io non verrò. Noi però vorremmo che venissi. Quando io e tua madre ci siamo visti per la prima volta, sapevo già che sarebbe stata la donna della mia vita. E così è stato. Nessuno può anche solo vagamente capire che non sono capace di fare queste cose. Rituali, lutti, sentimentalismi. Ma qui non si tratta di te, papà. Si tratta di mamma, a cui mancheresti molto. Non posso mancarle, lo capisci questo? Lei non c'è più. Questo non puoi saperlo, papà. Posso prenderlo davvero? Sì, prenditi tutto. Fa come vuoi. Guarda, qui eravamo a Nordkap, quando ci hai mostrato la casa dove eri cresciuto. Sarà di 30 anni fa. Probabile. Che belli che siete qui. Ah, tua madre era bellissima. Anche tu. Un uomo non è bello. Al massimo è attraente. Perché i miei rapporti non durano mai? Se hai problemi a legarti a una persona, è perché in fondo senti che sarebbe un errore. Grazie tante. Non sono mica uno psicologo. Lui com'era? Lui chi? Tuo padre. Ah. Non ce ne hai mai parlato. Avevo i miei motivi. Mio padre era un uomo che riteneva fosse giusto cacciarti fuori di casa per qualsiasi motivo. A volte magari solo perché volevi difendere tua madre da lui. Come quella notte in cui mi fece uscire senza scarpe né calze. A Nordkap gli inverni sono lunghi e gelidi.
Soprattutto se sei un bambino piccolo. E tuo padre ti dice che senti freddo perché sei cattivo. Così, dopo un po', mi si congelò il piede. E il dottore dovette amputarmelo. Avevo solo 8 anni e da allora io capii che non sarei più stato come tutti gli altri. E non riuscivo a smettere di piangere. Se a questo aggiunge che mio padre disse che sperava mi fosse servito di insegnamento, capirai quanto fu difficile per me. Questo è il motivo per cui non ve ne ho parlato. Avevi sempre detto che era stato un incidente. Sì, alle volte la vita è un incidente. Lo hai mai raccontato a lei? Dovrei parlare con lui come con il mio psicologo? Perché no? Con me ci sei riuscito. Già. Ho sempre trovato molto deplorevole l'uso di eventi biografici per giustificare i propri comportamenti. Sono intelligente per sapere che spesso sono stato duro. Sì, a volte anche troppo duro. Ma la cosa che non ho mai dimenticato è quello che nessuno deve fare mai a un bambino. Fa con calma. Zia Laura, quando eri piccola non avevi un naso così grande. Che mostriciattolo impertinente. Lai, guarda. Oh no. La tua maturità? Sì. Cavolo. Guarda, Life, sono tutti su di te. Li avrà raccolti in tutti questi anni. Sei davvero così famoso? Grazie, arrivederci. E tanti saluti a casa. Il tuo tè preferito. No. Grazie, signora Bornedal. Posso? Certamente. È molto bello che organizziate questa festa. A lei sarebbe piaciuta molto. Ecco, è come se fosse ancora qui con noi. Sì, è la stessa cosa che mi ha detto anche il piccolo Simon. Mia madre è morta oltre 20 anni fa, ma io continuo a parlare con lei quasi tutti i giorni. E riceve delle risposte? È naturale. E io non sono sempre d'accordo con quello che lei mi dice. Il piccolo Life. Che tenero. E lui da grande. Dovevi seguire la tua strada. Sai una cosa? Nessuno l'ha capito meglio di tua madre. Io so.
con quanta cura ha sistemato questa roba. Tienila in ordine, amala. Questo ti risparmierà un sacco di lavoro. Già. Ce lo faceva dire in coro ad alta voce. Poi annuiva e diceva, è così. Sì. Sì, e con questi ritagli ha fatto la stessa cosa. No, Life, no. Tua madre non leggeva i giornali. Leggeva libri, ascoltava musica e curava soprattutto il suo giardino. Le cose importanti della vita non si cambiano mai, diceva sempre così. Questo è stato tuo padre a farlo. Ha sempre letto, ritagliato e incollato tutto su di te, gli interventi, i discorsi, tutto. E ha sempre guardato le trasmissioni di politica alla televisione. Certe volte mi chiamava nel suo studio, sai, davanti aveva l'ultimo articolo su di te e urlava: la colla è secca, è troppo vecchia! È mai possibile che in questa casa non ci sia la colla? Ma lo sai com'è fatto. Credimi, per lui non esiste niente di più importante di suo figlio, che è anche il più giovane dei ministri. Ovviamente non lo ammetterà mai, piuttosto si taglierebbe la lingua. Insomma, vuoi dirmi qual è il problema? Tuo padre ha collezionato e incollato tutti gli articoli che ti riguardano. Questo rivela molte cose sui suoi sentimenti per te. Quando avevo 18 anni, dissi ai miei genitori che c'era una cosa di cui dovevamo parlare. Mia madre si mise a ridere e mi prese tra le braccia. Lui alzò le spalle soltanto e mi disse che vivevamo nel 20° secolo. Fu di una tolleranza che non speravo. È tutto a posto allora. Ma io mi accorsi che aveva mentito, che in realtà lui non lo accettava. Ascolta, tuo padre appartiene a un'altra generazione. La parola gay non riesce neanche a pronunciarla. Poco tempo dopo decisi di parlargliene. Gli dissi quello che avevo percepito. Volevo sapere cosa pensasse davvero. Lui accettò di parlarmi e mi disse: io ti amerò per sempre. Anche se non sei veramente un uomo. Anche se non avrò qualcuno che trasmetterà il mio cognome. Ma non potevo credere realmente che lui sarebbe stato felice di avere 3 figlie in pratica. Life, sono parole terribili, ma... Mi ha disprezzato perché io ero diverso, perché lo sono. Tu non sei diverso, nessuno è diverso. Questo lo so io. E lo sai tu, ma Hendrik Hagenstein non vuole sentire ragioni. Ha deciso di non appartenere al resto del mondo e sai una cosa? Che vada al diavolo. Non tornerà più. Lei non tornerà mai più. Ed io le ho promesso di occuparmi di voi. Il problema è che non ci capisco un bel niente. Ho ordinato un buon manuale, non sapevo da dove cominciare. Non vi prometto nulla, ma farò del mio meglio. Vede, signor Strang, adesso parlo pure con le piante. Signore, vorrei Crede parlare con lei. Crede che stia perdendo la ragione? No, assolutamente. Non è l'unica cosa che faccio come lei. D'un tratto bevo il tè. Per tutta la vita ho bevuto solo caffè. Anna, solo tè. In che modo è morta? Come ha sempre vissuto. Forte, piena di fiducia, sconfitta. Prego. Aveva paura che... O meglio, non voleva che i ragazzi scoprissero quanto stesse male. Credo sapesse fin dall'inizio che non si sarebbe ripresa. Io pensavo che non fosse possibile. È stata lei invece che me l'ha fatto capire. È normale, nessuno vuole sapere.
Per 4 anni io ho smosso mari e monti, ho fatto arrivare medici da tutto il mondo. Credo di averlo fatto più per me che per lei. Quando si ama non fa alcuna differenza. Senti i miei fratelli. Tuo padre non può darti l'amore di cui avresti bisogno. A prescindere da cosa sei o da cosa sei stato, non può e basta. Perché non hai idea di cosa significhi essere amati da un padre. Life, tu devi andare da lui. Papà. Dirmi che non è divertente.
No. Non è affatto divertente. Venivo spesso qui con tua madre. Una volta ho provato a dirle come sarebbe stato se ce ne fossimo andati insieme. Non vuole sentire neanche una parola su questo, per carità. La vita è un regalo, diceva lei. Lasciami ancora un momento da solo. Non temere, l'hai visto. Non succede niente. Rimanga tra di noi, eh? Capito? Sì, lo so. Non ho alcun diritto di parlare qui. E per questo vi leggerò qualcosa. Da oltre un anno il mio editore mi incalza. E ho detto che prima o poi sarà finito. Cosa peggiore era il silenzio. Il silenzio nell'oscurità ogni notte. Perché quello che solo pochi uomini su Monica Lundgren sapevano era che lei russava. E il suo russare era talmente forte che, nella sua monumentalità, non sembrava nemmeno di questo mondo. E questo russare era per Jacob Lundgren intollerabile. Lo faceva diventare matto. Aveva già provato di tutto. I tappi per le orecchie, la valeriana, ma niente. Sua moglie continuava a russare. A un tratto, da un momento all'altro, senza nemmeno sapere perché, accadde un vero miracolo. Monica russava e il suo russare divenne una musica. E con quella musica non c'era più il buio. Anche gli inverni scaldavano il cuore. E quello che all'inizio sembrava totalmente insopportabile si tramutò nella certezza che in qualche modo andasse tutto bene. Ecco. Non ho scritto nient'altro.
Da quando se n'è andata, non ho più idee. Praticamente è come se niente riuscisse a distogliermi dalla tristezza. Che vostra madre, la meravigliosa donna che ho sposato, non sia più come me. I miei figli sono qui. I figli di Anna. E anche se io ho fatto tutto il possibile per allontanarli da me, loro sono sempre qui, presenti. E prima che ognuno di voi riprenda la sua strada, voglio riuscire a dirvelo almeno una volta. Sono orgoglioso di voi. Di te, Sonia, che sei bella proprio come tua madre. E di te, Laura. Lo sai, Laura, in te a volte rivedo la mia testardaggine. Life. Accidenti. Beh, forse la cosa più importante della mia vita è sapere di avere un figlio come te. Papà, ti riaccompagno a casa. Con piacere. La strada è molto lunga. Grazie di tutto. Mamma, il nonno mi ha regalato i vichinghi. Belli. Grazie. Cerca di stare bene, papà. Guidate piano. Signor Strang, è stato un piacere. Per me. Va bene, d'accordo. Sapere che mio figlio è in così buone mani. Grazie. Arrivederci. Sì, a dopo. Life. Non fare passare più tanto tempo. A presto, papà.
e distruggi tutti i tuoi oppositori, va bene? Mi impegnerò al massimo. Signora Bornedal, ci sento ancora benissimo, eh? Lo so, signor Hagestein, lo so. Che ci fai tu di nuovo qui?